ho pensato a lungo prima di scrivere questo libro su Pirandello. Ci ho pensato a lungo perché mi veniva una frase in testa di mia madre che mi ripeteva spesso quando mi lanciavo in certe imprese di dubbio risultato. Ma perché ti metti in questi lazzi? Perché ti metti in questi lacci? Perché ti vuoi infilare dentro una situazione difficile? Io sapevo che scrivendo un libro su Pirandello si finisce con l'entrare in una situazione difficile. Però era un debito che dovevo pagare. Era un debito. Io ho sempre pagato i miei debiti, da quelli dei prestiti bancari fino ai debiti letterari. Benedetto Croce aveva scritto «Perché non possiamo non dirci cristiani» adoperando la litote. E beh, noi possiamo fare lo stesso. Perché non possiamo non dirci pirandelliani? La risposta forse più giusta e in grado di darla sarebbe stato Leonardo Sciascia, perché tutto questo si svolge nell'arco di 30 chilometri, no? E siamo stati capaci noi di Porto Empedocle di odiare e continuare ad odiare i girgentani, perché secondo gli empedoclini ci hanno rubato la nascita di Pirandello, il paese di nascita, al punto tale che il mio paese ha fatto una statua a Pirandello, un monumento che io sostengo non essere Pirandello, ma comprato durante le svendite in Unione Sovietica di statue di Stalin, ma questo è Lenin che è stato spacciato per Pirandello, e sotto c'è scritto al premio Nobel, ora è stato rimosso dietro mio. Lo so che sono pareri contrari, ma io ho sentito di doverlo fare. C'era una lapide che diceva al premio Nobel Luigi Pirandello la sua seconda città natale. Come sapete si nasce due volte, si muore quattro volte, eccetera, eccetera. Bene, tanto per non dar la vinta ai girgentani sulla nascita di Pirandello. Tutta la mia vita è un debito con Pirandello, vita privata e vita di scrittore. E a casa mia i ricordi pirandelliani vanno a due un soldo. Io ho dei documenti di Abbasso di Zolfi, che sono deposito di Zolfi presso i commercianti di Zolfi, dove ci sono quattro firme di gente che ha prelevato Zolfo, e sono Stefano Pirandello, ortolano, Camilleri e Fragapane, che è il nome di mia madre. I figli di Pirandello e di Portolano si sarebbero sposati, i nipoti di Fragapane e di Camilleri si sarebbero sposati fra di loro, mio padre e mia madre. Quindi voglio dire, è un clima, è un averlo lì per casa. E poi c'è stato questa mia lunga frequentazione come regista di Pirandello, che mi permetteva di conoscere proprio strutturalmente dall'interno la scrittura di Pirandello. E questa per me è stata una lezione enorme. Siccome sono uno che scrive anche romanzi gialli e quindi c'ha una sorta di visione indagatrice della realtà, indagatoria della realtà, a me mi ha sempre colpito che, conoscendo il rapporto difficilissimo tra Luigi Pirandello e suo padre, difficilissimo, attenzione, contraddittorio in questo essere difficile il rapporto, perché c'era come una sorta di rifiuto e nello stesso tempo un singolare e non formale affetto. Però c'era questa contraddizione all'interno. Ma insomma, rapporto difficilissimo. Arriva il padre nei sei personaggi e Luigi Pirandello scrive che un individuo non può essere giudicato perché è agganciato, colto in un momento non bello, e lì rimasto agganciato, giudicato per sempre.
Il precedente è che il quattordicenne o quindicenne Pirandello a Palermo, saputo per umori così casalinghi che il padre ha una storia con un'altra, la segue, segue il padre, lo sorprende mentre con questa amante si fanno le coccole dentro un convento, cosa bellissima, già di per sé romanzesca. Va bene, dopodiché parte in quarta con questa alzata di ingegno che ogni tanto aveva, sputa in faccia a questa povera disgraziata, vede le scarpe del padre, perché il padre si è nascosto dietro una tenda. Questo è Amleto puro. Amleto puro. E invece di uccidere il topo, come fa Amleto, o almeno scostare quella tenda, non lo fa. Volta le spalle, se ne va. Il papà, naturalmente, credendo che sia stato mandato dalla moglie, catafriccica di botte la povera signora ignara di tutto. Questo mio pianto di madre, per una sciagura, per una sciagura! Quindi ho cercato in questo libro di dargli un tono favolistico usando molto il mio modo di scrittura, che via via però si diluisce, via via che abbiamo dei dati certi su attraverso documenti, lettere, testimonianze sulla sua vita. Io è un'angolazione del tutto particolare. Non c'è nessuna rivelazione perché tutto è stato già scritto. Io mi sono limitato a tirar fuori con la pinzetta delle cose e a metterle l'una a fianco all'altra. Le streghe che nottetempo cambiano i bambini in fasce sono chiamate i donne, che Pirandello traduce in italiano con le donne, facendo perdere però la sfumatura di oscuro potere, di dominio che i donne assumono nella parlata empedoclina. Le è mai capitato di sentirsi lei stesso come Pirandello, figlio di altri genitori, cioè un figlio cambiato? Siccome ero figlio di buona famiglia, di persone civili, se si distinguono persone civili, lei dice gli altri sono militari, no, le altre sono persone vasci, io appartenevo a una famiglia di persone civili, è giusto? E quando andavo alle elementari ero circondato da figlie di persone vasci, cioè a dire carrettieri, muratori, scaricatori del porto, che mi hanno insegnato tutto della vita e ai quali non finirò mai di essere grato. Bene, allora fra le varie cose che mi insegnarono furono le parolacce. Quando mia madre lesse i miei primi due libri mi guardò e mi disse: sì, bravo, ma sei sempre stato vastaso, sicchino di parolazzi. E infatti è vero, nei miei libri ci sono le parolacce. Ma quando ero piccolissimo, nel tentativo di farmi cambiare modi di vita, facevano il teatro mia madre e mio padre. Cioè a dire, mentre io cominciavo ad avere gli occhi a bambinetta, cioè cominciavo a crollare dal sonno la sera, iniziavano un loro dialogo improvvisato degno della miglior commedia dell'arte. Ma tu sei sicuro che è figlio nostro? Io mi sentivo morire ma non aprivo gli occhi. Ma uno che parla così? No, ci siamo persone educate, chi stu? Boh, ave essere figlio di carretteri e ce lo cangiaro le donne. Ecco uno dei motivi ancestrali per i quali io non venni cambiato, io ero quello che ero, siccome continuavo a essere, andai a finire in un severissimo collegio dove mi tennero per 3 anni, quindi qualche cosa di personale c'è. In che modo può delineare i punti che accomunano gli scrittori siciliani? Gli aspetti sono tali, che cosa ci accomuna? Ci accomuna un profondissimo amore-odio.
per la nostra terra, per i nostri familiari, per tutto quello che ci circonda, per il modo di ragionare, per tutto quello che ci hanno insegnato. Questo è la sicilitudine, un grandissimo. Poi uno come Zagarria può anche scrivere poderosi volumi, aspetti e categorie della sicilitudine che io mi guardo bene dal leggere. Però voglio dire è questo, cioè quello che si dice ripetutamente, le radici, la formazione di base che ognuno dà nella famiglia e nel paese. Ed essendo isolani, ne siamo, l'isola quello è. Quando tu crei un ponte o attraversi il mare compi un atto sacrilego. No. Cosa ne pensa del ponte? Lo voglio, perché sono sacrilogo. Ma come vuoi il ponte? E così finisce questa benedetta storia della sicilitudine.